Saccone, che è molto sensibile ai temi della sostenibilità, con i nostri ringraziamenti per aver aderito alla proposta formativa odierna. Il seminario, appunto, tenuto dal CSMT sulla bussola della sostenibilità. La Camera di Commercio di Brescia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di accompagnamento delle imprese verso modelli di business sostenibili, ha dato vita a questa iniziativa chiamata Laboratorio ESG, che è frutto dell'accordo con Banca Intesa SPA e Intesa San Paolo Innovation Center, con il coinvolgimento di partner tecnici di assoluta eccellenza. L'attività del laboratorio ESG si declina sostanzialmente in due filoni: un filone di formazione e informazione attraverso workshop, seminari, incontri anche in presenza, con un fitto calendario che vi verrà di volta in volta comunicato, dove sono già calendarizzati incontri fino a luglio e poi riprenderanno a settembre, e poi con un affiancamento diretto e personalizzato alle imprese, che si concretizza con appuntamenti di circa un'ora, del tutto gratuiti, che ogni impresa può scegliere, opzionare dal sito della Camera di Commercio di Brescia, e nel corso dell'appuntamento viene svolto un vero e proprio assessment, quindi una monitoraggio della posizione rispetto alla sostenibilità dell'impresa che è presente, e eventualmente la pianificazione di un piano di evoluzione verso la sostenibilità. Vi invito pertanto a seguire, se siete interessati alla materia, entrambi questi percorsi, quindi sia la parte formativa e informativa, sia se siete interessati, di prendere appuntamento attraverso il sito della Camera di Commercio con i nostri partner tecnici, che vi potranno accompagnare in una prima fase di valutazione della vostra situazione di sostenibilità e un'eventuale, appunto, pianificazione di interventi. Non voglio tuttavia prendere altro tempo e sottrarre tempo soprattutto all'interessante incontro odierno, quindi vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza, vi auguro un buon lavoro, ringrazio il CSMT come sempre per la disponibilità e competenza, e quindi ripasso la parola all'ingegner Zanetti. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Perfetto, grazie mille dottoressa. Ricordo informazioni tecniche di servizio, vi chiederei di spegnere le webcam perché l'evento di oggi è registrato e quindi poi potrebbero esserci insomma, implicazioni con la privacy, quindi se poteste spegnere le webcam e i microfoni, grazie mille. Allora, farò una breve introduzione, ruberò solo 5 minuti alla mia collega Viola Nicolardi che poi terrà il webinar di oggi, giusto per un'introduzione a cos'è CSMT, chi siamo, eccetera. Prima di questo, ancora giusto un dettaglio: in qualsiasi momento durante il webinar potete, anzi, siete assolutamente invitati a intervenire, a dialogare, a porre domande, curiosità, eccetera, alla mia collega, che sarà assolutamente disponibile a rispondere e approfondire gli argomenti. Avete tutti gli strumenti per poterlo fare. In alto sulla connessione c'è l'icona con la manina alzata, quindi viene notificato quando qualcuno ha una domanda da fare e Viola potrà gestire ovviamente il tempo e quindi potete attivare il microfono e fare delle domande che sono assolutamente ben accette. Siamo qui per quello, per condividere i contenuti e le esperienze di tutti. Quello che noi vorremmo seguire un filone conduttore di questo nostro strumento che è la bussola della sostenibilità, che vi spiegheremo a breve. Anzitutto, fatemi fare una breve introduzione su chi è il CSMT e cosa facciamo. Spero che vediate la presentazione, spero schermo intero. Allora, CSMT, che cos'è? È un Innovative Contamination Hub, quindi è un hub di aziende, di competenze e di centri di ricerca. Tutto questo messo a disposizione di chi? Del territorio per portare progetti di innovazione, seguire progetti di innovazione, di sviluppo, di ricerca e sviluppo all'interno delle aziende
con l'utilizzo di le competenze, le tecnologie che provengono dai centri di ricerca e trovando, ove possibile, sostegno finanziario per portare avanti questi progetti di innovazione. Come è costituito CSMT? CSMT, a parte i dettagli, ma è un'azienda che è costituita da diversi attori, tra cui Università degli Studi di Brescia, Camera di Commercio e le maggiori associazioni bresciane, ragion per cui CSMT non è un'azienda standard che propone una soluzione o un prodotto al mercato. È un'associazione voluta dal territorio che è a servizio del territorio. Quindi noi siamo, tra virgolette, super partes, anzi senza tra virgolette, siamo super partes se siamo a servizio del territorio senza avere preferenze su un prodotto, una tecnologia o una soluzione piuttosto che un'altra. E il nostro scopo, qual è la nostra mission, qual è, come ho detto poco fa, è appunto quello di fare insieme innovazione sostenibile. Questo qua è il nostro payoff, e quindi vuol dire la prima parola di questo payoff è fare, quindi bisogna, il nostro obiettivo è costruire qualcosa insieme alle aziende, insieme ai nostri partner, qualcosa di applicabile, delle soluzioni che nelle aziende portino a un cambiamento e a un'innovazione che possa portare risultati positivi in termini economici, in termini di welfare, in termini di organizzazione, e che portino e migliorino le condizioni di lavoro delle aziende del territorio. Insieme, perché, come detto prima, noi lavoriamo con diversi stakeholder, ma con diverse organizzazioni, quindi aziende private sì, ma anche centri di ricerca nazionali e internazionali. Il nostro obiettivo è quello di portare quello che noi riteniamo delle buone o potenzialmente buone soluzioni di ricerca, che ovviamente sono a livello di ricerca, quindi non trovano ancora un'applicazione industriale, cercare il modo di farle, di calarle su un'applicazione industriale vera e propria. E questo lavoro viene fatto insieme con tutte le nostre aziende, appunto la nostra parte di hub. Innovazione sostenibile è il nostro obiettivo, quindi innovare in maniera sostenibile. E oggi vedremo cosa intendiamo noi per sostenibilità. La sostenibilità di solito nel linguaggio comune si vede concentrare su una sostenibilità green, ecologica. Ma in realtà l'accezione di sostenibilità è, secondo noi, più ampia, quindi per capire se un'iniziativa, se un'attività, se un processo è sostenibile, bisogna poterlo esaminare da diversi punti di vista, perché la sostenibilità può essere sicuramente ambientale, ma bisogna tener conto anche di altri aspetti. Sostenibilità economica può essere un bellissimo lavoro dal punto di vista ambientale, ma se poi non si sostiene, non si alimenta economicamente, beh, non è sostenibile a lungo termine. È un bell'esercizio, ma poi non è applicabile. Quindi gli effetti positivi che avrebbe sull'ambiente in realtà non si possono applicare, non possono trovare applicazione perché appunto non riesce a stare in piedi con le sue gambe. Quindi questo è una cosa da considerare. E sostenibilità anche nei confronti, per esempio, delle persone coinvolte, lavoratori, collaboratori, fornitori, tutte le altre persone che ruotano intorno alla nostra azienda, alla nostra realtà, alla nostra quotidianità e sono impattate da una novità, da un'innovazione che si vuole inserire all'interno del nostro lavoro. Però di questo poi parleremo approfonditamente, non voglio anticipare contenuti che Viola sarà sicuramente molto più brava di me a esprimere e a condividere con voi. Come realizziamo questa attività in CSMT? Noi in CSMT ci concentriamo fondamentalmente su tre macro attività che lavorano in maniera coordinata, ovviamente. La prima, che parto dal basso, che è quella di housing e contaminazione. Perché? Perché CSMT è fisicamente un sito all'interno del campus dell'Università degli Studi di Brescia, tra ingegneria e medicina. Proprio nel mezzo siamo uno stabile, fisicamente di 4 piani più laboratori interrati che contengono diverse realtà private, quindi start-up, aziende, siamo 23 aziende all'interno di questo edificio, più centri di ricerca, quindi CNR, Enea, laboratorio dell'Università degli Studi di Brescia, su tematiche molto diverse, va dalla stampa 3D al sensori stampati. Si va da robotica, applicazione di robotica,
ha invece applicazioni ambientali, monitoraggio ambientale. Quindi questi laboratori sono molto diversi e sono tutti in un posto unico. Quindi diciamo che all'interno di Brescia sicuramente il CSMT costituisce un luogo particolare, speciale, in cui voi potete trovare in un unico posto competenze diverse, e esperienze diverse, tecnologie diverse, tutto in un posto fisicamente unico e solo. Poi questo, tutte queste competenze e anche altre del, del territorio che ci circonda vengono poi da noi trasferite attraverso attività di trasferimento tecnologico, quindi realizzazione di progetti di tecnologia, appunto di innovazione verso le aziende e insieme coordinate con le attività di project funding, quindi trovare sostegno finanziario a livello nazionale, europeo, per sostenere economicamente le iniziative di innovazione delle, delle aziende, anche da diverse sostegno finanziario che può arrivare da diversi organismi nazionali, appunto comunità europea, ma anche per esempio dalle iniziative della Camera di Commercio che conoscete benissimo. Ecco, per poi approfondire i temi che Viola condividerà oggi, ma anche altri sempre relativi ai temi della sostenibilità, cioè ovviamente, come abbiamo detto, come ha detto poco prima la dottoressa Nardo, l'iniziativa congiunta con la Camera di Commercio per la quale possiamo fissare presso della Camera degli incontri one to one in modo da approfondire tematiche che oggi potrebbero emergere, che, lampadine, diciamo così, che si accendono durante la condivisione di oggi, idee, dubbi. Siamo assolutamente a disposizione, se volete condividere oggi, come dicevo prima, alzando la manina virtuale e chiedendo la parola, assolutamente ben accetti, possiamo interromperci e approfondire l'argomento durante la presentazione, oppure se sono argomenti che preferite discutere in privato, siamo altresì a disposizione, grazie al, all'ospitalità della Camera di Commercio attraverso l'iniziativa, per poter, poterci trovare e dialogare e un po' approfondire i temi che voi ritenete opportuni. Non, non rubo ulteriore tempo a Viola, quindi interrompo la, la mia presentazione, ti lascio la parola e penso di aver detto tutto, quindi avete tutti gli strumenti per poter interagire con Viola direttamente. Sono, vi saluto e mi rimetto, spengo la webcam e ti lascio la parola. Grazie, grazie Gabriele. Buongiorno a tutti, sono, sono Viola Nicolardi. Sono, sono un ingegnere gestionale che in CSMT da qualche anno non fa solo l'ingegnere gestionale, ma si è approcciata anche a quello che è il tema della sostenibilità. Perché? Perché diciamo che negli ultimi decenni la, la parola sostenibilità è entrata sempre a far parte sempre di più del nostro vocabolario, ma diciamo della nostra quotidianità. Diventando però a volte un concetto sì importante, ma a volte un po' inflazionato. Siamo comunque tutti d'accordo che la sostenibilità è diventata fondamentale e direi indispensabile. Una condizione necessaria. Tutti ne siamo favorevoli, ma essere favorevoli non basta e quindi è necessario attuarla. Spesso non è semplice e più che altro per le aziende la difficoltà è quella di iniziare un percorso di sostenibilità, approcciarsi. Quindi sì, sono favorevole, ma come faccio a iniziare? Come faccio a misurare se un'iniziativa o un progetto per poi arrivare addirittura alla mia azienda sta andando nella direzione della, della sostenibilità, che non vuol dire semplicemente prendere una certificazione ambientale, perché come diceva prima Gabriele, quello che noi intendiamo per sostenibilità è un concetto più ampio, ovvero sì, essere sostenibili a livello ambientale, quindi green, ma sappiamo tutti che un progetto, un'iniziativa deve portare anche a un ritorno economico e allo stesso tempo essere sostenibili vuol dire anche essere sostenibili a livello sociale. Abbiamo cercato quindi di capire qual è
il nuovo ruolo dell'azienda. Quindi un'impresa che ruolo deve avere per poter essere sostenibile? Deve essere sostenibile non più solo per se stessa, quindi deve creare valore sì per se stessa, ma anche per tutti gli stakeholder. E chi sono gli stakeholder di un'azienda visti nell'accezione che noi intendiamo per sostenibile? Quindi sicuramente gli azionisti. Essere sostenibili, un'iniziativa, un progetto è sostenibile se ha un ritorno positivo a livello economico per la mia azienda, ma anche se fa del bene ai miei dipendenti. Che cosa vuol dire far del bene ai dipendenti? Preservare la loro sicurezza mentale e fisica, ma anche intraprendere delle iniziative di welfare aziendale. Quindi tutti noi passiamo la maggior parte del nostro tempo al lavoro, quindi un'azienda che è sostenibile quando mette il proprio dipendente nelle condizioni di poter trascorrere la sua giornata in un ambiente che trasmetta appunto benessere. Quindi c'è questa doppia accezione di sostenibilità per i dipendenti, quindi aspetto welfare, ma anche per l'aspetto, diciamo, di salute e sicurezza, che diciamo noi diamo per scontato, ma è importante sottolinearlo quando si decide di valutare un progetto o un'iniziativa. E stakeholder che spesso viene, diciamo, sottovalutato, ma lo si considera forse per ultimo, è quello del nostro fornitore. Fare un progetto di innovazione sostenibile vuol dire, nella migliore delle ipotesi, far crescere il proprio fornitore, ovviamente quando questo diciamo ha la sua importanza rispetto a livello di azienda, diciamo, è minore rispetto al nostro. Quindi quando un fornitore è più piccolo, quindi essere sostenibile vuol dire far crescere il fornitore, capire se si generano dei rischi per questo. E infine quello, diciamo, lo stakeholder che ci viene in mente per primo quando decidiamo di fare una valutazione di sostenibilità, sicuramente il territorio, ma territorio inteso non solo come ambiente, ma anche come società. Tutto questo crea un motore di sviluppo. Da dove deriva questa nostra riflessione? La riflessione deriva da quello che è il pensiero sferico, ovvero le caratteristiche dell'azienda eccellente. Questo pensiero, diciamo, si è sviluppato soprattutto all'interno del nostro master, Max, e quindi l'abbiamo sviluppato degli anni. Quindi quali sono le caratteristiche di un'azienda eccellente? Sicuramente un'azienda eccellente deve creare profitto, come dicevamo. Un nostro amministratore delegato non ci darà mai l'ok per svolgere un progetto o un'iniziativa se questa non ha un ritorno economico. Quindi l'azienda eccellente deve generare profitto. Deve essere ovviamente orientata al cliente, perché diciamo che forse è uno degli stakeholder principali. Ovviamente in questi ultimi anni lo sviluppo delle aziende e del mercato e soprattutto ha avuto una velocità quasi esponenziale. Le aziende si sono dovute adattare a quelli che sono i cambiamenti del mercato, i cambiamenti tecnologici, i cambiamenti riferiti ai nuovi materiali, alle nuove normative, per cui, diciamo, la componente di innovazione per quelle che sono le caratteristiche di un'azienda eccellente non deve mancare. Ovviamente un'azienda non possiamo anteporre queste caratteristiche a quelle che sono le caratteristiche che l'azienda ha proprio per definizione. Quindi l'azienda deve essere competitiva per poter rimanere sul mercato.
Come dicevo prima, legato al tema dell'innovazione sicuramente c'è il tema del digitale. Tutti noi abbiamo dovuto affrontare, diciamo, questo tema, soprattutto perché, non solo perché qualche volta c'erano con Industry 4.0 le aziende erano portate a effettuare questo cambiamento per avere benefici fiscali, per avere, diciamo, partecipando a dei bandi di finanziamento, ma ci siamo accorti che il digitale è uno strumento, non deve essere quindi il fine, ma è uno strumento per poter lavorare meglio, quindi non è uno strumento di controllo. Pensiamo ai MES di produzione, controllo l'avanzamento della produzione, sì, ma sgrava un operatore da fare attività a parer mio non valore aggiunto. Per cui il digitale ormai è entrato a far parte, pensiamo solo alla pandemia che purtroppo non si è ancora conclusa. Se non ci fosse stata, diciamo, la leva digital, sicuramente tante aziende non avrebbero, noi in primis, non avrebbero potuto continuare a svolgere quella che è la loro attività. Quindi pensiamo anche solo a questo webinar, senza, diciamo, l'avvento di Teams e le piattaforme digitali non ci potrebbe essere. L'azienda eccellente pensa, come dicevo prima, alla salute dei propri dipendenti e non solo dei dipendenti, ma diciamo anche del territorio. E infine, caratteristica importante per cui ci troviamo qui noi oggi, è quella della sostenibilità. Un'azienda eccellente deve essere sostenibile. Per cui ci siamo chiesti come fa un'azienda per raggiungere queste caratteristiche. Sicuramente dovrà unire l'anima tecnologica con l'anima etica, perché alla fine essere sostenibili vuol dire questo. Ovviamente all'interno dell'area riferita alla tecnologia abbiamo a disposizione degli strumenti che ci rendono competitivi rispetto magari ad altre aziende, per poter appunto avere questa, chiamiamola, sostenibilità globale. Abbiamo gli strumenti Lean, abbiamo per la parte etica modelli di organizzazione sempre nuovi, abbiamo la parte di robust design, la parte di cui citavo prima di welfare aziendale, le tecnologie abilitanti di Industry 4.0 che, ripeto, c'erano già prima di Industry 4.0, con questa rivoluzione industriale il processo però si è accelerato e quindi le aziende si sono dovute adattare. Tema non meno importante è quello della diversità. Un'azienda deve tenere conto delle diversità all'interno tra i propri dipendenti, e non sto parlando solo di diversità a livello culturale, di razza, appunto di etnia, ma anche le diversità di genere, per cui sono temi a cui le aziende che si stanno evolvendo, comunque stanno facendo un percorso di sostenibilità, stanno quindi approcciando appunto a questi temi. Sulla tecnologia parliamo sempre di intelligenza artificiale e, ripeto, un pezzettino del puzzle non meno importante rispetto agli altri è quello di avere una strategia di sostenibilità. Perché parlo di strategia? Perché essere sostenibili in questo momento storico rappresenta un fattore strategico. Ovviamente di lungo periodo, riuscire a essere sostenibili nel breve, diciamo che può portarti a dei benefici, a magari anche a livello di immagine, però i benefici si vedranno poi nel lungo periodo, quindi sul prodotto stesso, sulla crescita dell'azienda e poi vedremo anche gli impatti che possono avere sui dipendenti, sui clienti e sui nostri fornitori. Guardiamo solo alcuni dei vantaggi che può avere un'azienda sostenibile. Sicuramente il primo vantaggio è quello che di
aumentare la produttività, riducendo così di conseguenza anche gli scarti. Altri vantaggi, utilizzando le tecnologie di cui parlavamo prima, prevenire tutte quelle che sono le urgenze e i malfunzionamenti. Pensiamo ad esempio a un'azienda che decide di intraprendere un percorso verso la manutenzione predittiva. Ovviamente prevengo le urgenze e i malfunzionamenti, di conseguenza miglioro anche quella che è la qualità del mio prodotto. Un tema diciamo legato più a quello che è il concetto di sostenibilità, che è più diffuso, ma ripeto, il concetto di sostenibilità è molto più ampio, è quello di ridurre l'impatto ambientale. Quindi sicuramente un'azienda che decide di iniziare un percorso di sostenibilità inizia da quello che può essere il beneficio che si ha sulla riduzione dell'impatto ambientale, riduzione delle emissioni, riduzione dei consumi energetici e appunto riduzione di quelle che sono le risorse. Non sto dicendo che si è sbagliato, anzi è uno dei primi passi, però ricordiamoci che non ci si deve fermare lì. Bisogna comunque avere una visione più globale, più sferica, diciamo, proprio perché appunto dobbiamo tener conto di tutti quelli che sono i nostri stakeholder, non solo l'ambiente, ma anche il territorio e i nostri dipendenti, quindi migliorare quello che è il clima aziendale. Quindi sappiamo tutti che un dipendente che lavora in un lavora, diciamo, sereno, rende anche di più, quindi non stiamo parlando solo di benefit a livello economico, ma di tutte quelle che sono gli aspetti legati al welfare e migliorare anche quelli che sono i rapporti con il territorio, quindi ad esempio l'iniziativa di cui prendiamo oggi parte tutti, sicuramente questa è un'iniziativa per il territorio. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che la sostenibilità può portare. Quando si parla di sostenibilità, ricordiamoci che non si deve fare riferimento solo alla quella che può essere la prima linea o addirittura la direzione. È importante che a partire da quelli che sono da quella che è magari la produzione, quindi per il magazziniere, l'operaio, fino ad arrivare alla dirigenza, è importante che tutti gli attori che fanno parte della mia catena del valore abbiano e quindi recepiscano quello che è il concetto di sostenibilità. È ovvio che non si ha la presunzione o la richiesta di dover fare una lezione teorica nel voler spiegare magari agli operatori di linea che cos'è la sostenibilità, però è importante che questi la utilizzino in azienda e per qualsiasi attività svolta, quindi sappiano che la propria azienda opera in ottica sostenibile. Detto perché parlo, perché negli ultimi anni si è sviluppata così tanto questo concetto di sostenibilità, che come tutti noi penso abbiamo capito, non è solo una questione di, chiamiamola, moda, quindi se un'azienda ha il certificato, ha la certificazione, allora diciamo è migliore di altre, no? Oppure tutti sono sostenibili, hanno questa certificazione, allora devo prenderla anche io. No, sicuramente la certificazione, ripeto, può dare un ritorno d'immagine, ma tutti noi abbiamo capito che essere sostenibili mi dà un ritorno anche economico.
quindi non solo di immagine, ma anche economico, ha un impatto insomma positivo sugli stakeholder e quindi rappresenta un fattore strategico. Perché dico questo? Perché ovviamente chi ricopriva dei ruoli di responsabilità nel passato doveva occuparsi solo di stare attento alla produttività, quindi quanti prezzi ho prodotto oggi, non mi interessa se questi siano buoni o meno. Poi con l'avanzare del tempo si è capito che è importante che questi non rappresentassero degli scarti, quindi ci si è concentrati sui pezzi buoni, ok? Si passa dal pezzo a concentrarsi sulla persona, quindi sul mettere in condizioni i miei dipendenti di lavorare almeno in un ambiente sicuro, per cui chi ricopriva un ruolo di responsabilità aveva il focus su quello. Agli inizi degli anni 2000 invece, grazie anche comunque a delle normative, ci si è concentrati sull'ambiente, per poi ritornare alle persone. Alle persone, però viste la salute delle persone non solo fisica, ripeto, ma anche mentale, perché è importante che appunto si lavori in un clima sereno. Il concetto di sostenibilità abbraccia tutte queste tematiche così importanti e ci è voluto un po' di tempo per arrivare a capire l'importanza di questo concetto. Quindi ecco perché adesso tante aziende stanno iniziando un percorso e stanno investendo soprattutto su questo tema. Da qui, diciamo, per quella che è anche la nostra mission, ci si è chiesti, ma com'è possibile capire se un progetto, comunque un'iniziativa o semplicemente un investimento di innovazione, ma anche no, come ad esempio l'acquisto di un nuovo macchinario, è sostenibile. Come posso io, azienda che non ho ancora, non mi sono ancora approcciato a questo tema, capire se sto andando nella direzione giusta? Abbiamo capito che quando c'è da fare un investimento, non dobbiamo concentrarci solo sugli economics, sì, questi fanno parte del concetto di sostenibilità, ma abbiamo bisogno di avere una valutazione un pochino più globale. Sicuramente di strumenti a disposizione ce ne sono tanti, ma questi richiedono tante informazioni, tanti dati e soprattutto tanto tempo. Quindi è necessario per un'azienda che deve prendere una decisione, capire se il suo investimento, se il suo progetto sta andando appunto, può portare i benefici sperati e per capire se investire anche del tempo nella ricerca dei fornitori, appunto ricerche di mercato, capire quali sono i materiali corretti e tutte le risorse necessarie, capire almeno qual è la direzione. E dunque è necessario uno strumento quick and dirty. Quindi, grazie ai concetti, abbiamo cercato di declinare i concetti espressi prima, quindi quelli relativi al pensiero sferico, in uno strumento che possa dare appunto un'idea al decisore rispetto alla direzione almeno al livello di sostenibilità di questo investimento. La visione è appunto globale, perché non teniamo conto solo degli economici, non teniamo conto solo dell'ambiente, teniamo conto di tutti gli stakeholder. E questo strumento sicuramente porta anche, diciamo, lo scopo, vuole avere lo scopo di formare le persone, quindi indipendentemente dal risultato quantitativo, io decisore o io che voglio proporre ad un decisore questo progetto, mi sono almeno interrogato su tutte queste tematiche, perché magari il progetto così com'è a qualcosa che deve essere modificato. Quindi io, ponendomi nei panni del mio stakeholder,
Posso riflettere sui benefici appunto che ha su questo e quindi è anche uno strumento per misurare quella che è la cultura aziendale e quindi approcciare a quello che è il tema che diciamo sembra così è così ampio della sostenibilità. Da qui appunto nasce la bussola della sostenibilità. Abbiamo cercato quindi questo strumento ti restituisce un punteggio quantitativo, quindi grazie al punteggio quantitativo ho anche un giudizio sul livello di sostenibilità. Quindi la bussola che cos'è? È un radar chart che ha ai vertici del radar chart tutti i miei stakeholder. Come vedete per i dipendenti, questi sono stati declinati per la parte di welfare e per la parte di sicurezza e per il territorio si vuole valutare non solo l'aspetto ambientale ma anche quello sociale. Quindi ad ognuno di questi stakeholder è stato associato un KPI, quindi un indicatore quali quantitativo. Quindi non è semplicemente una formula matematica, ma grazie anche a una serie di giudizi si riesce comunque ad ottenere una valutazione quantitativa. Quindi, per quanto riguarda gli stakeholder azionisti, si è deciso di utilizzare un indice di redditività. Si sarebbe potuto considerare il tempo di ritorno del mio investimento. Sicuramente ci sono tanti indicatori economici che contribuiscono alla riuscita o meno sulla parte appunto degli economics di un mio investimento. Si è deciso appunto di scegliere questo indicatore di bilancio. Per quanto invece riguarda il welfare aziendale, e il welfare è declinato appunto sui dipendenti, questo diciamo non è un indice quantitativo, nel senso che si è deciso di utilizzare far rispondere a colui che vuole appunto valutare la sostenibilità di questa iniziativa, di rispondere a dei quesiti e quindi, ripeto, da qui lo scopo della bussola, creare quindi consapevolezza a chi appunto deve prendere una decisione l'esito della compilazione di questo diciamo questionario mi porta a un punteggio quantitativo. Stessa cosa per quanto riguarda la salute e la sicurezza, poi ve li vedremo nel dettaglio, stesso approccio per i clienti e per i fornitori, mentre per l'ambiente si è deciso di utilizzare un indicatore diciamo conosciuto da chi si occupa di ambiente, di sostenibilità, che è quello del carbon footprint, quindi le tonnellate di CO2 emesse ovviamente questo indicatore fa parte è uno degli indicatori che compongono uno studio di life cycle assessment, quindi del ciclo di vita del prodotto da quando questo nasce fino a quando non viene possiamo dire rottamato. E infine l'approccio che è stato usato quindi per i dipendenti, per i clienti e per i fornitori, si è deciso anche di utilizzarlo per quanto riguarda l'indicatore relativo al territorio sociale. Quindi andiamo a vedere magari nel dettaglio, vi spiego, non sto qui a fare la lezione di economia, quindi tutti noi conosciamo il significato del ROI, quindi mi indica la redditività e quindi l'efficienza economica del mio capitale investito, quindi il guadagno derivante dalla mia iniziativa rispetto a appunto quello che è al capitale investito. Passiamo invece magari a quegli indicatori che sono un pochino più particolari, che caratterizzano appunto anche la bussola. Quindi abbiamo detto che per i dipendenti è importante capire non solo sulla parte di sicurezza, ma anche sulla parte di welfare aziendale. Quindi
La bustola serve, ribadisco, solo per valutare un'iniziativa o un progetto, quindi è necessario confinare il caso in esame. Quindi questo, ad esempio, mi chiedo, introducendo un nuovo software in azienda, ho previsto che ci saranno dei piani formativi per il mio personale, per il personale dipendente, oppure magari questa scelta di mettere un nuovo software è stata imposta oppure è stata condivisa? Ovviamente tutti sappiamo che se si tratta di, cioè, in azienda non si può, non sempre si ha il consenso di tutti, però l'importante è, a parer nostro, è quello di creare anche partecipazione, perché tutti sappiamo che una persona, se si sente un dipendente, ma in realtà in generale una persona, se si sente partecipe di qualcosa è anche motivata poi a dare il meglio di se stessa. Quindi ci si chiede: è stata trasmessa questa iniziativa? È stata condivisa? Questa iniziativa può creare delle, non lo so, delle relazioni interne che magari negative, per cui pensiamo all'introduzione di un MES in produzione. Generalmente questo crea malcontento tra le persone se gli viene imposto e basta. Perché? Perché alcuni si sentono quindi controllati. Mi sta controllando i tempi, mi sta controllando quanto produco, mentre che poi questo, diciamo, è anche l'approccio che quando prima si diceva fare insieme innovazione sostenibile, perché secondo noi è proprio l'approccio che abbiamo quando decidiamo di fare dei progetti in azienda, cercare di coinvolgere le persone, di farlo insieme, proprio perché noi, diciamo, conosciamo il metodo, conosciamo le tecnologie, conosciamo gli aspetti tecnici, ma le persone che lavorano in azienda sicuramente hanno molto da trasmetterci, e per avere una buona riuscita di un progetto sicuramente la sinergia tra queste due parti dà il risultato migliore. Quindi ecco perché abbiamo anche introdotto questo aspetto, e perché no, quando si decide di fare un progetto, un'iniziativa, sicuramente all'interno dell'azienda, se appunto è condivisa e tutti, o comunque chi ne è coinvolto, ne crescerà, e quindi crescerà o a livello di competenze, ma proviamo a pensare al fatto che, ripeto, torniamo al sistema informativo, qualcuno dovrà utilizzarlo. Pensiamo a uno schedulatore della produzione, dovrà una persona pianificare, per cui poniamoci tutte queste domande per capire che impatto ha la nostra iniziativa sui nostri dipendenti, sul benessere dei nostri dipendenti. Di conseguenza poi ha un aspetto, diciamo, che ormai tutti noi consideriamo standard, ma negli anni passati non sempre è stato così, quindi siamo arrivati ad ottenere questi risultati. Capire se, ad esempio, l'introduzione di un nuovo macchinario in azienda rispetta tutti quelli che sono i requisiti legati all'ergonomia sul posto di lavoro, quindi se le persone proprio a livello di salute possono lavorare bene, se vengono utilizzati agenti chimici e quindi o sostanze appunto tossiche, se l'introduzione di un nuovo macchinario, ad esempio, può aumentare il rischio di incidenti o di infortuni. E ovviamente non dimentichiamo la parte relativa alla formazione. Qui consideriamo comunque anche la parte legata allo stress da lavoro correlato, quindi magari per far crescere, aspetto considerato nell'altro KPI, una persona, gli si genera comunque un rischio di stress da lavoro correlato, per cui è importante che tutti questi aspetti non vadano in conflitto tra di loro.
Ovviamente la risposta può essere sì, può essere no, oppure, come detto in precedenza, in base al contesto di riferimento, può essere che una di queste di questi punti non sia applicabile, e per cui il punteggio si rimodula in base appunto alle risposte o positive o negative. Il non applicabile viene tolto. Per quanto riguarda invece i clienti, quindi lato dipendenti e azionisti, quindi quelli che sono gli stakeholder interni all'azienda, li abbiamo visti. Passiamo ora a quelli che sono gli stakeholder, diciamo, esterni, quindi partiamo dai clienti. Perché cosa è importante per un cliente? Sicuramente la qualità del prodotto, e quindi questo, diciamo, è lo standard, ma anche quello che è il livello di servizio. Quindi il mio cliente, sicuramente io con la mia iniziativa, col mio progetto, sto aumentando quello che è il livello di servizio, senza però ledere la qualità del prodotto, e quindi qui vediamo tutti quelli che sono gli aspetti relativi appunto a questi due punti, fino ad arrivare a qualcosa che diciamo è quello che le aziende vorrebbero avere al massimo con i propri clienti, che è appunto un rapporto di customer intimacy. Quindi io riesco a capire prima il bisogno del mio cliente, prima che questo si manifesti. E ovviamente sono tutti aspetti da considerare, senza quindi aumentare il livello di servizio, che per i clienti comunque ora sembra essere la priorità, senza però dimenticare quella che è la qualità del prodotto o della prestazione in caso di aziende di servizi, perché ricordiamoci che la bussola vuole cercare di essere il più di toccare più settori e più aziende possibili, per cui calarlo troppo sulla produzione non sarebbe stato corretto, calarlo troppo su una società di servizi non sarebbe stato corretto, quindi lo strumento deve essere, fra virgolette, universale, per cui l'obiettivo è questo. Come ci si è concentrati sui clienti, spesso però ci si dimentica di quello che sono i fornitori. E diciamo che la prima, inizialmente si può pensare, beh, se do del lavoro, delle commesse in più al mio fornitore, questo deve essere solo che contento, gli sto aumentando il fatturato. Beh, non sì, ma non è l'unico aspetto da considerare. Perché? Perché spesso il mio cliente, per poter soddisfare quella che è la mia richiesta, diciamo incappa in un rischio magari di incapacità produttiva, un rischio logistico, magari un rischio finanziario, perché deve acquistare un nuovo macchinario, deve adattarsi alle nuove tecnologie, e quindi diciamo quello che si chiede a un'iniziativa o comunque anche a un'azienda sostenibile è quello di prevedere dei percorsi di integrazione con i fornitori, che portano poi alla co-makership. E non sempre però comunque questo è possibile, perché certe volte si preferisce magari produrre internamente piuttosto che coinvolgere un fornitore esterno. Per cui però ci si deve chiedere è, sto prevedendo delle azioni di, chiamiamole, di compensazione verso i miei fornitori. Quindi se è un mio fornitore storico che da anni conta, fra virgolette, anche, e che ha messo a disposizione la sua capacità produttiva per soddisfare quelli che sono i miei bisogni, a parer mio
anzi, per essere sostenibile un'azienda dovrebbe comunque prevedere delle azioni o di crescita dei fornitori, perché magari si sceglie di abbandonare il vecchio fornitore perché appunto non è al passo con la tecnologia, è troppo piccolo, oppure appunto prevedere delle azioni di compensazione. Arriviamo a quello che appunto è un indicatore universalmente riconosciuto, che è appunto il carbon footprint, e come dicevo prima è un parametro che esprime le tonnellate in tonnellate di CO2 equivalente la quantità di gas serra emessi da un'organizzazione, da un prodotto, ma anche da un servizio. Ovviamente si basa su standard internazionali e per poterlo calcolare è necessario fare un'analisi, diciamo, globale, quindi di quello che è il mio prodotto, il mio servizio, comunque da quando questo nasce fino a quando questo viene poi dismesso e non viene più utilizzato. Perché abbiamo scelto questo indicatore? Perché si concentra non solo nella fase, diciamo, di produzione, ma si concentra su tutti quelli che sono gli stadi, quindi le implicazioni del ciclo di vita del ciclo di vita appunto del mio prodotto. Non sempre però ci sono progetti o iniziative che portano una riduzione di carbon footprint, perché quello che la bussola vuole misurare proprio questo, quindi la riduzione di CO2 equivalenti. E ci sono capitati però, capitano progetti in cui diciamo rimane immutato, rimangono immutate le emissioni di CO2, e quindi perché penalizzare il giudizio di sostenibilità perché queste magari diciamo sono talmente poco rilevanti che non ha senso quasi considerarle. Per cui ci siamo chiesti se avesse senso o meno fare una valutazione preliminare, per cui abbiamo inserito appunto una valutazione sulla rilevanza di CO2. E quindi se le emissioni dirette e le emissioni indirette non sono rilevanti, allora questo indicatore all'interno del progetto, non dell'azienda, allora questo indicatore diciamo non verrà considerato, o comunque il giudizio non impatterà negativamente sul giudizio globale della bussola della sostenibilità. Quindi se l'entità della riduzione è non trascurabile, allora sarà necessario quantificare l'entità appunto quantificare l'entità percentuale di riduzione, che rifacendoci a quelli che sono gli obiettivi, diciamo, internazionali di riduzione di CO2, si trasformeranno poi in un punteggio in centesimi. Qualora però le emissioni, almeno una tra le emissioni dirette e le emissioni indirette, fossero appunto rilevanti, allora è necessario appunto calcolare il carbon footprint. Sicuramente facendo una prima analisi, perché tutti sappiamo che effettuare uno studio di life cycle necessita comunque di molti dati, di persone formate per poterlo fare, però tutti noi sappiamo quali possono essere gli stadi, le fasi del ciclo di vita del nostro prodotto, per cui come ad esempio è qui riportato tra l'estrazione di materia prima, il processo di produzione e il processo di trasporto, quello che ha il maggiore impatto in CO2 equivalenti è appunto il processo di produzione, per cui ci concentriamo solo su quello per calcolare la variazione percentuale. E questa è la parte ambientale riguardante lo stakeholder territorio. Per quanto invece riguarda
lo stakeholder ambiente, però visto quel territorio, visto dal punto visto per il sociale, ritorniamo alla metodologia utilizzata in precedenza e quindi valutiamo se un'iniziativa è sostenibile e quindi se porta dei vantaggi alla società. Da che punto di vista? Dal punto di vista della diversità, ma anche dal punto di vista dell'innovazione, perché facendo un'azienda che fa innovazione, non fa innovazione solo per se stessa, fa innovazione anche per il territorio. Tutti noi sappiamo che ci sono comunque aziende più o meno sensibili ai temi magari della diversità o magari qui contempliamo anche se grazie alla mia iniziativa posso in qualche modo creare delle start-up, se posso prevedere delle borse di studio, delle borse di dottorato, se magari richiedo il coinvolgimento delle università per fare innovazione oppure di centri di ricerca. Tutto questo che sono diciamo istituzioni che hanno proprio come mission fare del bene diciamo per il territorio, diffondere comunque la cultura e l'innovazione e abbiamo quindi cercato di unire queste due parti, quindi la parte legata all'innovazione e la parte legata appunto a quelle che sono proprio le persone, quindi il sociale, per riuscire a dare anche in questo caso un giudizio quantitativo sulla sostenibilità. Da qui tutti i parziali di questo, i giudizi parziali di questi KPI vengono sommati, quindi non starò qui a tediarvi con le formule, sappiate che vengono sommati ovviamente il punteggio relativo al carbon footprint, se l'impronta di carbonio, appunto l'entità della variazione percentuale è diciamo consistente, è rilevante, allora verrà considerato, altrimenti no. E non è importante solo il punteggio, quindi se ho preso 100 in tutti i KPI, ma anche come questi sono distribuiti tra di loro. Perché? Perché magari io posso ottenere lo stesso punteggio, magari avendo una redditività altissima, ma non avendo zero sul punteggio relativo alla salute e sicurezza dei miei dipendenti. E quindi capite che questo, per definizione, per quella che è la definizione di sostenibilità, quindi che riguarda l'ambiente, gli economics e il sociale, capite che non è contemplato il fatto che si possa non considerare o comunque andare a discapito dei nostri stakeholder. Per cui è importante capire come i diversi punteggi sono distribuiti tra di loro. Più sono distribuiti in modo omogeneo, più il mio fattore, chiamiamolo moltiplicativo, diciamo avrà un'incidenza positiva su quello che è il calcolo del mio indicatore finale, che è il mio indicatore di sostenibilità. Ovviamente tutte queste formule, neanche così complicate, diciamo, sono presenti in un tool, per cui chi deve fare questa valutazione dovrà solo rispondere alle domande che vi ho illustrato prima. In automatico, però, io alla fine avrò un radar check con un giudizio di sostenibilità. Quindi, se il mio punteggio di sostenibilità va tra 0 e 20, allora la sostenibilità del mio progetto sarà bassa. E grazie a comunque anche la parte grafica, io potrò andare a capire dove devo migliorare affinché il mio progetto, la mia iniziativa sarà sostenibile. E cosa importante è che questo strumento non è adatto solo a quei progetti che diciamo, chiamiamoli green, ma può essere anche quello dell'acquisto di un macchinario aziendale oppure di l'introduzione di un
di un algoritmo di machine learning, ad esempio, o di un sistema informativo, oppure la ristrutturazione di una mensa aziendale. Capite che tutte queste iniziative che comportano quindi un investimento possono, devono anzi, dovrebbero essere valutate in ottica globale e sostenibile. Ora, vorrei che da questo intervento passassero dei concetti relativi alla sostenibilità. Il primo, quello che appunto credo sia chiaro a tutti, è che fare, perché si tratta di fare la sostenibilità, di attuare la sostenibilità, deve rappresentare, deve essere contemplata nella nostra strategia aziendale. Perché questo porta, ripeto, dei benefici non solo all'azienda, ma anche quindi non solo dei benefici economici, ma anche a tutto il nostro territorio e agli stakeholder. Essere sostenibili rappresenta un'opportunità, sicuramente un'opportunità non solo per crescere, quindi per accrescere il mio fatturato, per accrescere la mia immagine, ma anche proprio per far crescere le persone all'interno della mia azienda, fidelizzare i miei clienti, far crescere i miei fornitori, quindi tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. Cosa molto importante è che quindi, ripeto, necessita di una visione globale a 360 gradi. Questo però, questo strumento e quindi questo percorso anche di sostenibilità, ripeto, richiede consapevolezza. Perché dico questo? Perché poco tempo fa è stata fatta, abbiamo diciamo condotto un'analisi sul settore manifatturiero. L'abbiamo condotta a livello nazionale, quindi abbiamo cercato di capire quale fosse il livello di sostenibilità nel percorso, diciamo, verso la sostenibilità delle aziende del settore manifatturiero italiano. E parlando con le aziende, quindi sia analizzando i dati, ma anche proprio dialogando con queste, è emerso come queste non fossero consapevoli della possibilità di attuare, comunque iniziare questo percorso verso la sostenibilità all'interno della propria azienda, perché magari dicevano sì, ma la mia azienda è troppo piccola per potersi occupare di sostenibilità, oppure beh, ma io sono un artigiano, perché dovrei oppure la mia azienda è troppo, non ha un prodotto che si presta a essere sostenibile. Quindi è importante creare comunque consapevolezza non solo all'interno dell'azienda, ma anche ai vertici aziendali, a chi ha la possibilità di iniziare questo percorso, di innescare più che altro questo percorso. E come è possibile? Sicuramente anche grazie alla formazione, che ripeto, non per forza deve essere una lezione in aula in cui si blocca, fra virgolette, l'azienda per un tot di ore, ma fare formazione on the job, quindi vedere come, prendiamo banalmente lo strumento della bussola, vedete, valutando in ottica sostenibile questa iniziativa, abbiamo deciso che questa verrà appunto attuata in azienda perché ha tutti questi benefici, e ha questi benefici non solo a livello economico, ma anche per voi dipendenti, anche per i nostri clienti, per i nostri fornitori e per il territorio. Quindi capite che la sostenibilità non si ferma solo a una certificazione ambientale, non un'azienda non può definirsi sostenibile solo perché a fine anno fa il bilancio di sostenibilità. Certo, ci sono aziende che non lo contemplano neanche, ma perché non sono consapevoli. Quindi
cerchiamo nel nostro quotidiano di avere una visione più globale, perché tutti noi comunque ci troviamo a dover prendere delle decisioni in azienda, piccole o grandi che siano. Ed è importante considerare tutti quelli che sono i beneficiari o gli attori, quindi gli stakeholder della nostra iniziativa. Ora, noi abbiamo provato a declinare con la bussola un progetto che abbiamo appunto fatto su un'azienda che apparentemente, diciamo, con la sostenibilità ha poco a che fare, ma perché non inizialmente, poi in realtà si è innescato un percorso verso la sostenibilità, inizialmente questa non rientrava fra le priorità dell'azienda. E abbiamo cercato di declinare prima e dopo questo progetto, che è una piccola parte, cioè rappresenta un progetto di miglioramento rispetto a quello che è l'azienda, e quindi ha una piccola parte di questa, e purtroppo diciamo, per riuscire a stare nei tempi ve lo declinerò in modo un pochino veloce, però cercherò poi di, sono comunque a disposizione per ulteriori approfondimenti. Quindi cerchiamo di contestualizzare, è un'azienda leader in Europa e produce metalli non ferrosi. Questo, il suo processo di produzione può portare alla generazione di impurità e generando dei difetti. Questi difetti a volte possono essere accettati, altri invece generano appunto uno scarto. Qui un'immagine di quello che è il manufatto. E qual era la situazione iniziale? Quindi l'azienda sapeva di avere questa problematica e per riconoscere e classificare questi difetti, in precedenza, quindi 5 anni prima, aveva già un sistema di visione. Cosa faceva questo sistema di visione? Permetteva di scattava le fotografie sul pezzo, e questo software inoltre classificava le tipologie di difetti. Quindi voi direte: che cosa c'è che non va? Il problema è che lo strumento non era stato addestrato nel modo corretto, per cui effettuava una classificazione che non era affidabile, e quindi ciò che poteva essere un difetto accettabile lo considerava uno scarto, mentre altri difetti che erano da scartare non li considerava come accettabili. Voi potete capire l'impatto anche solo economico, ma anche di immagine, che questo poteva portare. E quindi l'azienda non voleva correre il rischio di appunto avere un ritorno negativo sull'immagine, ma comunque anche scartare ciò che in realtà era buono, e quindi aveva deciso di dedicare metà della giornata di due persone a esaminare e a riclassificare manualmente tutte queste fotografie effettuate dal sistema. Allora, che cosa si è deciso di fare? Si è deciso di di studiare appunto un nuovo sistema di visione che opportunamente addestrato tramite un algoritmo di machine learning sgravasse gli operatori da attività a basso valore aggiunto, perché la stessa cosa che può fare un operatore avrebbe potuto farla la macchina, e quindi dedicare poi l'operatore a appunto attività a maggior valore aggiunto, anche perché questo per l'operatore, diciamo, era abbastanza alienante. E rispetto a quello che ci siamo già detti prima, alcune lampadine dovrebbero esservi già accese. E quindi, poi, conseguenza, quindi lato operatore, lato dipendente, questi venivano appunto sgravati da queste attività.
lato cliente, ma anche azienda, la classificazione dei difetti sarebbe stata comunque più precisa e i clienti quindi avrebbero effettuato, si sperava comunque di intercettare in maniera preventiva dei reclami da cliente, e ovviamente poi la parte digital diciamo era appunto uno strumento. Che cosa, come vi ho accennato, la soluzione proposta appunto era questa, era questo software di riconoscimento dei difetti che appunto opportunamente addestrato, quindi con un algoritmo di machine learning, permettesse di migliorare, ma in modo appunto sensibile, questa classificazione. Quindi si è fatta una campagna di raccolta dati e appunto si è addestrato l'algoritmo. Ovviamente, diciamo, non voglio tediarvi, però informazioni a contorno in questo modo all'interno del database sono storicizzati tutti i difetti che prima venivano appuntati in maniera cartacea su un registro. Invece questa qui la tracciatura era precisa perché ogni pezzo aveva un suo ID e ovviamente si è cercato di fare un passo in più, si è cercato di correlare quelli che erano i parametri di processo con i difetti generati. Questo perché si voleva arrivare poi, una volta che il sistema fosse appunto andato a regime, iniziare l'implementazione appunto di un sistema di manutenzione predittiva, che tutti noi conosciamo appunto i benefici che ha, ma non è il tema di oggi. Quindi abbiamo detto, questo è il progetto, apparentemente una valutazione di sostenibilità poteva non essere così semplice. Quindi, tralasciando la parte degli economics, quindi tutti voi sapete che ridurre di dimezzare praticamente il tempo di due persone e tradurlo poi in costo ha dei notevoli benefici, soprattutto perché alla fine, diciamo, rispetto il capitale investito risiedeva praticamente solo nella quota di progetto sviluppata e da poco hardware. Quindi concentriamoci però sulla parte delle persone. Ovviamente per riuscire ad addestrare il sistema è stato necessario condividere questa iniziativa, perché era importante che gli operatori dessero il loro contributo tecnico, proprio perché essendo degli esterni è necessario avere appunto la competenza di chi lavora quotidianamente su diciamo l'argomento, il tema del progetto. Ovviamente le persone si sentivano, i dipendenti si sentivano motivati non solo perché avrebbero poi effettuato delle attività a maggior valore aggiunto, ma proprio perché venivano sgravati da un'attività appunto anche chiamiamola alienante, e sapevano che potevano dare comunque il loro contributo. Ovviamente per dover condividere e trasmettere questo progetto è stato necessario dare comunque, prevedere dei piani anche formativi per la crescita anche individuale di queste persone. Quindi dicendo magari a un operatore mi servono le informazioni per fare un algoritmo di machine learning di cui magari lui non ha mai sentito parlare, capite che un minimo di formazione era necessaria, per cui diciamo che il punteggio sulla parte dei dipendenti è stato buono in termini di sostenibilità. Ovviamente qua vi metto solo gli aspetti, vi ho sottolineato gli aspetti un pochino più rilevanti. Lato invece salute e sicurezza, come dicevo prima, gli operatori erano molto stressati, per cui abbiamo ridotto anche questo rischio, e ovviamente tutto ciò che è stato fatto era diciamo era in linea con quello che è il sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro. Quindi dipendenti appunto sono stati valutati in modo positivo.
clienti. Era uno degli obiettivi quello di aumentare l'affidabilità del servizio con conseguente riduzione dei reclami, che ovviamente porta a un aumento della qualità percepita, anche perché l'azienda ci ha tenuto a sottolineare l'intervento che è stato fatto, anche in termini di immagine, per l'innovazione che è stata introdotta, e quindi i clienti ne erano comunque a conoscenza. Lato fornitori, dato che, come vi ho detto prima, è necessario valutare l'iniziativa, quindi confinarla. In questo caso gli unici fornitori appunto eravamo noi, quindi ovviamente è stato per noi non c'è stato alcun rischio di tipo logistico finanziario, e ha rappresentato anche per noi motivo di crescita, perché ha portato appunto a un valore aggiunto, in quanto su questo settore è un settore comunque su cui la parte digitale, in questo caso, quando è stato fatto il progetto, non era ancora così diffusa, per cui anche per noi ha portato un valore aggiunto. In termini di carbon footprint, quindi parte ambientale, questo il progetto in sé non comportava una riduzione o un incremento delle emissioni, sia dirette che indirette, per cui, come vi dicevo prima, in questo caso non è stato considerato. Però quello che ci tenevo a dire è che comunque noi l'analisi l'abbiamo fatta sul fatto che poi ha portato appunto a decidere se considerare o no questo indicatore. Quindi ci siamo concentrati sulla parte di approvvigionamento delle materie prime, sul processo di produzione in tutte le sue fasi e sul progetto di distribuzione, e abbiamo visto che comunque non vi era alcuna differenza fra quella che era la situazione ESIS e quella che invece era poi la situazione to be, quindi futura. Per quel motivo la parte ambientale non è stata, il giudizio sulla parte ambientale non ha impattato sul giudizio finale. E invece ultimo stakeholder, quindi la società, il sociale, quindi e con il relativo KPI, coinvolgendo comunque un centro di ricerca nello sviluppo di questo algoritmo, ha portato comunque a dell'innovazione, alla diffusione dell'innovazione all'interno dell'azienda, e ripeto, l'azienda ci ha tenuto a divulgare questo progetto, quindi anche all'interno del territorio questo poi ha portato dei benefici anche solo in termini di conoscenza di cultura relativa a questa parte. Questo è il punteggio di sostenibilità, quindi come vi dicevo prima, questa parte più scura è stata trascurata in quanto non aveva un impatto rilevante, mentre sugli altri punti abbiamo ottenuto comunque un punteggio molto molto elevato, per cui il giudizio è stato di 95 su 100, perché tutti i punteggi vi ricordo che sono trasformati in centesimi, e per cui la sostenibilità del progetto è stata alta, per cui siamo stati comunque ben contenti che questo progetto, oltre a portare dei benefici per l'azienda, è stato comunque un progetto che sappiamo che ha portato dei benefici anche a tutti gli stakeholder dell'azienda stessa. Per questo motivo giudicato in modo positivo in termini di sostenibilità. Io avrei concluso il mio intervento, vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar. Se ci sono domande o avete curiosità, potete farle ora, oppure se preferite, quando poi divulgheremo la presentazione, ci sono i miei contatti, quindi potete contattarmi, e vi ringrazio. Lascio la parola a Gabriele. Vi ricordo che se volete
effettuare degli appuntamenti, magari se vi proietto un'ultima volta la sì, esatto. Slide Condividi l'ultimo i contatti. Perfetto. Esatto. E vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 3 maggio in presenza, quindi sempre relativo a questo ciclo di appuntamenti per fatti dal laboratorio. Passo okay, la parola a Gabriele e vi ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie Viola. Quindi riassumendo, il 3 maggio c'è ancora un altro appuntamento in presenza presso la Camera di Commercio, quindi finalmente si ricomincia ad avere incontri di persona, mi sarà un piacere potervi partecipare. Spero che anche l'incontro di oggi sia andato come vi aspettavate, nonostante non fosse in presenza, ma i contenuti condivisi da Viola penso siano stati interessanti. Il punto è, noi abbiamo provato a proporre e a condividere con voi questo strumento che può essere di aiuto nella fase decisionale, nella fase di valutazione di un'iniziativa, per riuscire anche soltanto a ricordarsi di valutare tutti i punti di vista, tutte le implicazioni che una nostra scelta, che una nostra iniziativa può avere e gli effetti che può coinvolgere all'interno della nostra azienda, che è più strutturata e coinvolge più persone di quante normalmente magari pensiamo. Quindi se volete approfondire, se volete condividere con noi, ancora adesso abbiamo ancora qualche minuto, se ci sono delle domande o delle curiosità. Il progetto che ha condiviso alla fine di oggi è un progetto molto interessante, su cui ha sottolineato ovviamente anche durante la presentazione la parte di condivisione del progetto stesso. Questa è una parte molto importante, nel senso che la tecnologia di per sé portava oggettivamente a un miglioramento delle prestazioni, della qualità del processo, della qualità del prodotto, quindi aveva delle miglioramenti oggettivi, ma se questi miglioramenti oggettivi poi non sono condivisi con le persone e dalle persone che sono coinvolte in questa attività, allora anche il più efficiente delle soluzioni tecnologiche poi non trova la sua applicazione, la sua efficacia, perché non viene raccolta e utilizzata da tutte le persone che invece dovrebbero farle, che dovrebbero averne maggior giovamento. Quindi rimarrebbe lì. Questa è la ragione per cui noi riteniamo che una valutazione con uno strumento come la bussola, ma è uno strumento, poi ce ne possono essere altri, ci può essere altre, l'esperienza delle persone che riesce a valutare tutti i diversi punti di vista da tenere in considerazione, ma ecco, una visione più completa dell'iniziativa può sicuramente dare una mano a rendere l'iniziativa più efficace e puntuale sugli obiettivi che ci si pone, che l'iniziativa raggiunga. Quindi è un modo per rendere il tutto più efficace, appunto sostenibile, come abbiamo detto sin dall'inizio, che è il topic della nostra attività. Ovviamente noi come CSMT seguiamo anche attività di sostenibilità vera e propria ambientale, quindi riferite proprio alla sostenibilità ecologica e ambientale delle iniziative, con tutti quegli strumenti di cui magari avete già sentito parlare o che incontreremo anche nei prossimi webinar, come gli SCA, l'Ecological Assessment o Carbon Footprint o Ecolabel o cose di questo tipo, quindi strumenti certificati che esistono, che sono noti, che possono essere utilizzati per valutare e misurare delle attività e quindi da esibire, tra virgolette, e mostrare come risultati, ma ci sono anche questo che secondo noi è uno strumento particolare, utile e facile da utilizzare, che potrebbe essere usato da voi quotidianamente. Quindi se avete domande su tutti questi temi, sulla sostenibilità, noi siamo a disposizione. Durante questo mio lungo monologo finale non ho visto mani alzate, quindi immagino che non ci siano domande in questo momento. Noi rimaniamo ovviamente a disposizione e, appunto, come ha detto la mia collega, vi ringraziamo per l'attenzione, per l'interesse mostrato, averci seguiti fino qua, e speriamo di vederci in Camera di Commercio
per l'iniziativa, oppure potete contattarci direttamente per qualsiasi domanda o curiosità. Scusate, c'è una domanda in effetti, stavo chiudendo, ma c'è una domanda che chiede: ma tu che restituisci l'indice di sostenibilità delle iniziative investimenti aziendali e di un ente terzo, o è stato progettato da voi? È stato progettato da noi, questo tool che ha mostrato Viola è stato progettato per la maggior parte da Viola, che è stato che ha seguito il progetto all'inizio, responsabile di questo progetto, che l'ha sviluppato e ideato dall'inizio. È stato da noi sviluppato appunto per poter essere uno strumento di semplice utilizzo rispetto a quegli altri che magari nominavo prima, come il CA e via dicendo, che sono strumenti molto più complicati di analisi. Invece noi abbiamo voluto cercare di dare uno strumento un pochettino più immediato, facile, comprensibile, che desse dei risultati misurabili immediatamente, che desse immediatamente un feedback. Corretto, Viola? Corretto, esatto. Sì, l'unica, diciamo, appunto, non è riconosciuto da un ente terzo, se non appunto da noi. L'unica cosa che è stato, diciamo, i concetti alla base di questo strumento sono stati depositati, per cui, diciamo, come opera inedita presso la SIAE, per cui non è brevettabile, però diciamo, la riorganizzazione di idee è stata depositata, e ovviamente questo è uno, come diceva Gabriele, degli strumenti che però appunto ha lo scopo di essere qualcosa, rappresentare qualcosa di pratico, quindi non solo avere la certificazione, ma deve servire poi in azienda per essere più consapevoli nel prendere decisioni. Esatto, il nostro primo, quando avevo iniziato la presentazione prima di Viola all'inizio del webinar, il nostro pre-off era appunto fare insieme innovazione sostenibile, quindi la prima parte del fare è il nostro obiettivo, quindi realizzare qualcosa che sia fattibile, concreto e dare degli strumenti, delle idee che possono essere applicate, e chiunque questo strumento lo può applicare in azienda su praticamente qualsiasi iniziativa. Poi si può andare più in profondità, eccetera, ci sono tutti gli strumenti e l'analisi per poterlo fare. Questo è quanto, vi ringrazio per le domande, vi verrà inviata la presentazione, quindi se vorrete approfondire alcuni temi siamo a disposizione, ci sono tutti i nostri contatti, e grazie del vostro tempo, spero fosse interessante, e vi auguro una buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona giornata a tutti.